Guardiamo questo video di padre, prima di salutarvi, di padre David. Fratelli e sorelle, la notizia di oggi è sconvolgente. Ciao, sono Davide Fabbri, detto il Vichingo. Sono qui a Riccione, una terra che mi ha visto crescere artisticamente. Allora, lui si chiama Davide Fabbri, ma è più noto come il Vichingo. Pagherete. Fratelli e sorelle. Stai passeggiando tranquillamente. Tac, la vedi. Hai solo due possibilità, il cuore ti batte molto forte. Il mare avanza e va fermato. Signorina, mi scusi, le è accaduto questo? Il trono del maligno sarà esposto. Andiamo a prendere sotto casa, rilassare. Una donna, quando sta in moto, non sa mai di preciso dove mettere le mani. Vero. Semplice, nessun problema. Alla partenza, gas e freno. Gas e freno. Gas e freno. L'Italia è al centro di un mare incredibile, di un mare veramente satanico. E vi stupirò con effetti speciali, per feste di addio al nubilato, oppure pensionamento, per qualsiasi cosa che riguarda un contesto di diverso, di divertimento, di coinvolgimento con chiunque voi volete stupire con effetti veramente speciali. Possiamo essere vittima di fatture malocchio. Occhio, malocchio. Prezzemolo e finocchio. Si tratta del Vichingo. Via. Sono Davide il Vichingo, personal trainer della seduzione. Sono di qua, di Milano Marittima, un indigeno e ho 44 anni. Faccio anche esorcismi perché ho ricevuto da Dio il carisma di farlo. Cucare, non cucare, cucare, non cucare, cucare, non cucare, cucare, non cucare. Cucare, non cucare, di tempo universale, istinto naturale del maschio nazionale. Cucare, non cucare. Articolo 38 della Costituzione italiana. Devono dare un minimo di reddito garantito ai disoccupati, a chi non riesce a arrivare a fine mese. La mina, col pepe delle vene, principessa Sissi, legata alle catene, nessuno ti protegge. Noi disoccupati, precari, italiani, scioperiamo per dire basta all'ingiustizia sociale! Mi piace virile, gentile, audace. Questo è il mio documento da diacono. Vuoi vedere una creatura? Guarda, si sta pulendo la patatina perché adesso è in calore. Si fa, ma come si fa? Come si farà a cuccare? Mi avvicino sorridente, ho il felignano a fare. E bacio la sua mano, seghe tu cadesse. Ci sono già i fans. Fratelli e sorelle, sapete leggere i segni dei tempi. Fratelli e sorelle, sapete che simbolo è questo? È il mare che avanza e nessuno dice niente. Fratelli e sorelle, io posso capire i giornalisti collusi, corrotti, ma almeno voi alzate la voce, fatevi sentire. Voi siete dei, noi siamo immagini di Dio, abbiamo il libero arbitrio, quindi convertitevi. No, diciamo che il famoso gioco della seduzione, quindi... Chiedete perdono a Dio, io come sapete mi metto a vostro completo disposizione, come servo, diacono in greco antico vuol dire servo, mi metto a completa disposizione. Mi trovate tutti i sabati sotto il ponte di Tiberio dalle 18 a Rimini, dalle 18 al tramonto, perché vi posso aiutare. Se fate questi sogni con queste visioni oniriche, con questi simboli di decadenza della carne, di incontri particolari, vi posso aiutare a capire i segni, vi posso soprattutto benedire e insieme affrontare e liberarvi dalla scelta satanica che avete fatto. Il mio numero è sempre quello, 333-6920193. Ci pensiamo noi, ci arriviamo con Putin, perché Putin l'ha detto, noi siamo qui per difendere i cristiani, per difendere chi l'Occidente, noi siamo occidentali, noi siamo cristiani. Guardate avanti, c'è di meglio, c'è sempre qualcosa
più bello e di migliore che ti aspetta fuori. Dio è misericordioso, ma è anche giusto. Quindi vede la nostra sofferenza ed è pronto ad agire, magari inviando arcangeli belli e forti come il mitico Thor. Politici maledetti, mi avete rotto il cazzo. A Milano le graduatorie per le case popolari, su 200 i primi 134 stranieri. Se vincete le elezioni, centrodestra o Movimento 5 Stelle, pensate prima agli italiani. Il mio soprannome è Vichingo, quindi non ho scuse. Dio, Gesù mi ha dato tutto per poter essere un ottimo combattente della luce. Pensate prima agli italiani, l'unica regola per chi governa l'Italia è prima gli italiani! Se no vi vengo a trovare a casa, insieme ai miei amici operai metalmeccanici. Fratello Saldatore, mi dai una mano? Grazie. Ne vedremo delle belle, comportatevi bene. Prima gli italiani. E mi sento un pagliaccio. Veramente. A Busto Arsizio, provincia di Varese, due anziane signore sono state aggredite da un migrante. I migranti maledetti del PD, infami traditori, figli di puttana, vi verremo a prendere, traditori infami. Fratello Saldatore, mi dai una mano? Grazie. A volte mi sento un giullare, un joker. Sono con nipote di Mussolini e c'è un video. Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Questo è l'Andrea Di Pre per il sociale. Con me c'è un personaggio già largamente conosciuto, ma un personaggio che è riuscito a impiegare gli stessi strumenti stilistici della sua maschera d'arte per oggi formalizzare una polemica violentissima contro lo Stato, contro la politica. Con me c'è Davide il Vichingo. Ciao Davide. Ciao carissimo, grazie per avermi ospitato qui. È una grande occasione questa per dire cose come stanno. C'è un razzismo diffuso che è contro il popolo italiano e con questo forcone noi ci stiamo battendo contro questo regime infame che sta discriminando l'italiano, che non dà lavoro, non dà case popolari se perché sei italiano. E questo è il simbolo della mia battaglia contro questo razzismo, la banana. Se adesso passa un assessore... Perché tu giri armato, mi sembra. Io sempre giro armato di una banana. Ti faccio esempio, passa adesso in via Stalingrado, siamo a Bologna, un assessore comunale che dice delle cazzate, diamo la casa popolare prima agli extracomunitari, gli zingari, io glielo tiro questa banana, gliela tiro nei piedi solo se è di razza bianca, perché io invito la popolazione, a tutti i politici di razza bianca, attenzione, traditori infami, se dicono delle cazzate nei loro comizi contro gli italiani, tirategli una banana nei piedi. Allora, Davide il Vichingo è pronipote di Benito Mussolini. Come nella commedia dell'arte, io sono una maschera, come Pulcinella, come Arlecchino, con questa gioia di vivere, di combattere, dico le cose come stanno. Bisogna svegliare fuori le coscienze. Comunque guardate questa foto storica. Qui vediamo qui, Benito Mussolini, e qui con mio nonno, con nonno. All'aeroporto di Forlì. Perché tuo nonno, che si chiamava Augusto ecco, era in poche parole sua madre era la sorella di Donna Rachiere, quindi era nipote di primo grado, lo zio di primo grado, e soprattutto, attenzione, c'è un rapporto forte di amicizia e di fiducia. Infatti mio zio era un tutore dei figli del Duce, quindi era una cosa molto molto intima, molto molto bella e molto forte. Un uomo che ha fatto grande l'Italia. Questa battaglia, questa rivoluzione pacifica e non violenta per dire cose come stanno. Basta discriminazione, basta razzismo, diamo la casa e il lavoro prima agli italiani. Cuccare non cuccare, diremmo universale, istinto naturale del maschio nazionale. La vedo il vestitino, che bella la bambolina. Hasta la victoria sempre. Allora, cosa succede? Io vedo questa bella ragazza, ho tre possibilità: o non faccio niente, o faccio qualcosa di sbagliato come questo. Facendo un lento mi avvicino a un amico,
mi avvicino, giro la ragazza e questa è anche un'occasione per giocare a tre. L'importante è usare la fantasia. Fratelli e sorelle, lui è Flavio, è un papà che è molto preoccupato perché oggi sua figlia Rebecca andrà in discoteca per la prima volta. Questo è Antonio, uno dei migliori ragazzi, un ragazzo veramente intelligente che ha saputo fare del gioco della seduzione un'arte sfruttando la sua qualità migliore, un fisico perfetto. Cara figlia, oggi so che andrai in discoteca con le tue amiche. Fai attenzione, mi raccomando, stai tranquillo, papà. Questi sono i ragazzi della scuola di seduzione di Davide Vichingo, uomini che non devo chiedere mai, uomini che quando sorridono le donne svengono. Non accettare dagli sconosciuti nessun drink, mi raccomando. E guardate quali sono i risultati, ragazzi, fate vedere cosa sapete fare, prendete in braccio questa ragazza, lei, questa splendida ragazza. Avete visto i risultati? Tenetela, questa è la seduzione pratica. Una bambolina da portarsi a casa. E poi loro fanno cose bruttissime a te. Ah, padre mio, l'avevo sentita questa cosa terribile. Sì, grazie, grazie papà, sta tranquillo, veramente. Una bambolina da dividere, perché l'amicizia è anche questo, guardate bene. Non accetterò niente da bere dagli sconosciuti. Non più giocare su internet, non più la PlayStation. Questa è una PlayStation. Questa è una PlayStation, questa qui. Come siamo caduti in basso, quante cose brutte accadono. Torniamo ai vecchi valori. Che triste mondo, papà. Eh sì, cara figlia. Ritorniamo ai vecchi valori. Forse si stava meglio quando si stava peggio. Gli uomini che conoscono donne stupende, giocare. Noi italiani siamo i numeri uno, i migliori al mondo. In Inghilterra c'era Shakespeare, essere o non essere, questo è il problema. In Italia c'è Davide il Vichingo, cuccare o non cuccare. Con questa breve storia ho voluto farvi riflettere. Così alla sera non vai a casa da solo, ma vai a casa in compagnia di una splendida donna. Ragazze, fate molto attenzione, mi raccomando. Come non dare ragione a padre David? Thank you for watching.